Buonasera a tutti, sono Francesca Fossatelli, la fondatrice di Free Finance e vi do il benvenuto al nono appuntamento del corso base sui certificati, un corso dedicato proprio all'approfondimento, anche per chi inizia a muovere i primi passi nei certificati, di tutte le diverse tipologie di certificati e le caratteristiche, in modo tale che poi tutti voi potrete anche seguire, se volete, il corso avanzato, quindi il corso poi di gestione di portafoglio, di pricing, quindi tutte quelle cose, diciamo, un po' meno note sul mercato che potrebbero essere utili, ma dobbiamo partire tutti dalla stessa base, quindi partiamo con questo corso sui certificati. Come sempre non sono sola e sono ben accompagnata da Alessandro. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao Gian Francesca, grazie, buonasera a tutti. Ovviamente siamo sempre in tanti e come sempre vi ricordo che nella sezione documenti trovate il file, diciamo, il PDF delle slide che potete quindi vedere anche magari su uno schermo un pochino più grande e inoltre vi ricordo che come sempre il webinar è interattivo, in qualsiasi momento potete fare domande se le avete e le vediamo insieme. Oggi, diciamo, nelle ultime puntate abbiamo analizzato i certificati a capitale protetto, i CLN e ancora prima tutti i certificati a capitale non protetto. Oggi iniziamo ad andare sui certificati che sono un po' più interessanti per tutti noi investitori alla ricerca di cedole e rendimento, ossia i certificati a capitale condizionatamente protetto. Quindi quei certificati che da un lato combinano una protezione del capitale che è condizionata, quindi che si verifica solo se ci sono le condizioni, dall'altro lato ci danno un rendimento un po' più alto rispetto ai certificati a capitale protetto che viaggiano su dei rendimenti un pochino più bassi, quindi fino a circa un 3% annuo. Questo fa sì che effettivamente per, diciamo, almeno combattere l'inflazione e per realizzare un rendimento un pochino più alto, si va a cercare un qualcosa come un certificato a capitale condizionatamente protetto. Quindi, diciamo che i certificati a capitale condizionatamente protetto sono caratterizzati appunto dalla protezione condizionata del capitale, ossia se e solo se si verificano delle un set di condizioni, in generale se non viene violata una barriera, nella maggior parte dei casi, il nostro capitale è protetto. Nel caso in cui invece viene violata, a quel punto non abbiamo più la protezione del capitale, abbiamo perso la protezione del capitale. Ovviamente vi sono diverse tipologie di certificati che appartengono a questa categoria che possiamo suddividere per obiettivo di investimento. Quindi abbiamo in realtà due macro categorie di certificati a capitale condizionatamente protetto: quelli che hanno l'obiettivo del reddito, quindi dell'entrata periodica, quindi del darci una cedolina, e quindi in quel caso possono, diciamo, hanno un capitale condizionatamente protetto, quindi ci vanno a proteggere il capitale sotto alcune condizioni, ma dall'altro lato ci danno anche un rendimento periodico che mano a mano ci fa abbassare il prezzo di carico e ci fa aumentare il rendimento dell'intera posizione. Dall'altro lato, abbiamo l'obiettivo rendimento, quindi non sono certificati che ci vanno a pagare la cedolina ogni mese, ma ci vanno a dare una performance solo a scadenza, sempre se ovviamente non viene violata una barriera e quindi in quel caso c'è da un lato la protezione del capitale e dall'altro la performance. Ovviamente tra le due bisognerà scegliere perché effettivamente come investitori potremo o combinarle entrambe, che questo sarebbe l'ideale di ogni portafoglio, ma dall'altro lato dovremo anche scegliere quando andiamo a cercare un prodotto di investimento, cerchiamo l'entrata periodica oppure cerchiamo la performance e quindi cerchiamo il rendimento. Se dobbiamo dividere quindi le categorie per questi due obiettivi di investimento, da un lato abbiamo i cash collect, i FINX, quindi quei certificati che ci vanno a pagare un premio periodico con l'obiettivo del reddito e quindi abbiamo la possibilità di autocall, di call oppure anche dei certificati che non hanno assolutamente la possibilità di rimborso anticipato. Abbiamo un rendimento che può essere condizionato o incondizionato, rendimento solo in caso di autocall, quindi come nel caso di Express Certificate. Mentre se andiamo a cercare il rendimento a scadenza, abbiamo due tipologie principali di certificati, bonus certificate, che possono essere con o senza cap, con barriera a scadenza oppure continua, e i twin-win certificate. Oggi, dato che diciamo, penso la penultima puntata, dipende se la prossima volta riusciamo a gestire tutto in una puntata, oggi ci concentriamo su
l'obiettivo rendimento, quindi sui bonus certificate e i twin win certificate, che sono due categorie di certificati non sempre utilizzate da tutti, quindi la maggior parte, diciamo, delle persone che utilizzano i certificati utilizzano cash collect, perché? Perché a tutti noi ci piace l'entrata periodica. Però effettivamente c'è una parte, diciamo, direi una piccola percentuale di amanti veri dei bonus cap e di persone che operano anche solo con i bonus certificate e magari anche, diciamo, con twin win, che sono, diciamo, se vogliamo, della stessa famiglia. Quindi partiamo proprio da che cos'è, diciamo, un bonus certificate. Quindi, Allora, i certificati appunto bonus hanno delle caratteristiche che li rendono appunto unici nel loro funzionamento. Quindi permettono di partecipare sia al rialzo che al ribasso del sottostante. Quindi esistono sia long che short in base alla visione che ho. Se penso che un titolo salga, ovviamente lo prenderò al rialzo, altrimenti lo prenderò al ribasso. Offrono che cosa? Un bonus a scadenza, quindi ho già la definizione a priori di quello che può essere il mio rendimento, e la protezione del capitale investito nel caso in cui la barriera non sia violata. Quindi, come la maggior parte dei prodotti di certificati, hanno una barriera che funge da protezione. Quindi, fino a quel livello lì avrò la protezione del mio capitale. Al di sotto no. Cosa succede? Al di sotto viene replicata la performance lineare del sottostante. Quindi se ho la barriera al 70%, il mio sottostante perde il 50%, quindi ce l'ho a meno 30, mi perde il meno 50%, ovviamente in quel caso alla scadenza il rimborso sarà pari alla performance negativa del sottostante, quindi perderò il 50% del mio prodotto e mi verrà rimborsato il 50% del nominale. Finché invece rimangono sopra a quella barriera, quindi sopra al 70% del prezzo iniziale, ovviamente ho il rimborso al nominale. Quindi, appunto, se il sottostante è superiore o pari allo strike, non si registrano perdite. Se il sottostante è inferiore allo strike, si registra una perdita. Il bonus non paga premi intermedi, quindi il rendimento io ce l'ho solamente alla scadenza. Quindi quello che succede nel frattempo, appunto, non mi viene erogato, indipendentemente da come si muove il titolo. Io il rimborso a premio o a sconto in base all'andamento del sottostante ce l'ho solamente alla scadenza. Il certificato bonus può avere un cap. Il cap può coincidere con il livello bonus, come per la maggior parte dei prodotti, o può essere superiore a tale livello. E qua vedremo poi la distinzione, perché il certificato si comporta in modo diverso se c'è coincidenza oppure no tra questi due valori. Per quanto riguarda invece la barriera può essere continua alla chiusura giornaliera oppure alla scadenza. Cosa cambia tra queste tre? La barriera continua è l'osservazione viene fatta in ogni momento della vita del prodotto, quindi ogni momento in cui il certificato, dalla sua nascita alla sua morte, l'osservazione viene fatta in modo costante, quindi in ogni momento il mio sottostante vada a violare la barriera, questa viene rilevata. Diverso invece il daily on close, quindi viene monitorata solo alla chiusura giornaliera del sottostante, quindi se la barriera viene superata, viene perforata durante la giornata e poi viene recuperata entro la chiusura di giornata, non succede niente, perché la rilevazione viene fatta solo al prezzo di chiusura. Ovviamente, io qua una cosa che specifico sempre, bisogna fare attenzione, l'abbiamo già detto quando parlavamo dei sottostanti, analizzare bene il mercato di riferimento, perché ad esempio su titoli che sono quotati su più mercati, tante volte possono esserci dei tick di differenza tra uno e l'altra e se parliamo di appunto di titoli vicino a barriera, tante volte può fare anche la differenza, soprattutto appunto in caso di chiusura giornaliera dove il prezzo è uno solo da osservare. Infine la barriera alla scadenza, quindi qui invece mando in là il rischio perché l'osservazione ce l'ho solamente alla scadenza del prodotto, quindi tutto quello che succede dalla sua nascita al giorno della scadenza non mi interessa perché l'osservazione viene fatta solamente in quel giorno. Può scendere, può salire. Sì, lo osservo, lo controllo perché poi il prezzo chiaramente del prodotto si muove in base a come si muove il sottostante, però l'osservazione utile per la protezione del capitale o l'erogazione di bonus viene fatta solamente alla scadenza. E tra l'altro aggiungo che effettivamente i bonus si muovono anche abbastanza velocemente, quindi rispetto ad altre categorie di certificati come capitale protetto o cash collect, che vedremo anche tra poco, i bonus tendono ad avere un cosiddetto delta, quindi una sensibilità alle variazioni del sottostante un pochino più forte rispetto agli altri certificati. Quindi si prestano magari anche a un trading, ossia
lo compro in una fase di ribasso, mi risale il sottostante, lo rivendo magari prima della scadenza o magari rientro qualche mese successivo, anche prima della scadenza e lo porto a scadenza. Questo perché? Perché non è necessario, diciamo, a differenza dei cash collect, dove noi continuiamo a prendere le cedole se rimaniamo investiti, nel caso del bonus cap noi non abbiamo la cedola, quindi non abbiamo neanche, diciamo, un vantaggio, tra virgolette, a rimanere investiti, abbiamo solo più rischio. Quindi questa è una piccola cosa che magari ci può far capire su quale tipologia di certificati andare poi ad investire. Poi vedremo qualche esempio in cui eventualmente possono essere usati anche, tra virgolette, come strumento a leva, perché vedremo che con un piccolo rialzo, se io oggi compro un sottostante che è leggermente sotto barriera, compro un prodotto molto a sconto, chiaramente, parentesi, stiamo parlando solo di quei prodotti che hanno l'osservazione alla scadenza, perché se mi hanno forato la barriera, lì vado semplicemente, dicevamo, a replicare l'andamento del sottostante. Ma se avessi, ad esempio, un certificato con l'osservazione solo alla scadenza che oggi mi quota sotto barriera e quindi mi rimborserebbe con un valore pari alla performance negativa del sottostante, con un piccolo recupero posso andare a rimborso nominale più il bonus che andrei a ottenere. Quindi vado ad amplificare in realtà il movimento del sottostante, ma poi so che c'è un esempio che lo dimostra. Quindi tornando appunto agli elementi base, cos'è che devo andare a vedere? Cos'è che va a costruire un bonus certificate? La tipologia, appunto, dicevamo, può essere long o può essere short, il sottostante, che può essere singolo sottostante o basket di sottostanti, in questo caso andiamo a osservare il worst off, quindi quello che ha l'andamento peggiore all'interno del basket, andiamo a vedere lo strike, quindi il prezzo di riferimento da cui parte il prodotto, la barriera, che dicevamo può essere monitorata sulla scadenza, daily on close o continua. Qui appunto la distinzione tra monitorata sulla scadenza, la barriera europea o anche discreta. E invece la barriera continua è detta barriera americana, quindi quando sentite appunto chiamare barriera europea o barriera americana, ricordatevi che quello che cambia è il momento in cui viene osservata. Americana continua, quindi in ogni momento in cui il certificato è quotato devo andare a vedere che il sottostante stia sopra barriera. Nella barriera europea o discreta, monitorata solo alla scadenza, quindi solamente nel giorno, il prezzo di chiusura del giorno di scadenza del prodotto. Il bonus, appunto, che sarà il rendimento del certificato, il cap, che sarà il massimo rendimento ottenibile con lo strumento, e la scadenza, ovvero la data in cui appunto questo rendimento viene poi erogato e viene liquidato al nominale il certificato. Questa è la rappresentazione grafica del bonus certificate. In questo caso non c'è un cap, quindi vediamo che in quel livello compreso tra la barriera e il prezzo del bonus, appunto, io ottengo un valore che è fisso. E da lì invece a salire andrò a replicare linearmente quello che è l'andamento del sottostante. Stessa cosa, andrò a replicare linearmente l'andamento del sottostante sotto barriera. Quindi per una performance negativa peggiore della barriera, io ho una perdita lineare con il sottostante. Dicevamo prima, qui la barriera è al 75%. Quindi per qualsiasi perdita superiore al 25%, quindi più del 25%, io vado a replicare al ribasso quello che è l'andamento del sottostante. Quindi in quel caso lì, aver comprato il bonus o aver comprato l'azione non ha alcuna differenza. In tutti i valori compresi tra il meno 24, diciamo, quindi appena, o può essere anche 24 e 9, quindi appena meno della barriera e fino al raggiungimento del bonus, io otterrò un rimborso del nominale maggiorato appunto del bonus. Da lì in poi invece vado a replicare l'andamento appunto del mio sottostante, potenzialmente all'infinito, quindi più sale e più è il mio profitto. Quindi rivediamo gli scenari, replichiamo i tre scenari a scadenza. Il sottostante non ha violato la barriera, quindi se siamo rimasti sopra quel meno 25% dove era posta la barriera, se il sottostante è superiore al livello bonus, ci viene restituito il nominale più la performance positiva del sottostante. Se il sottostante invece è inferiore al livello bonus, viene restituito il nominale più il bonus. Quindi l'esempio era forse su 23, forse 22-23. Quindi io fino a un 23% di rialzo del sottostante al rimborso ottengo 123, da quei 23 in su otterrò la performance del sottostante senza alcun limite. Dall'altra parte, caso negativo, se il sottostante ha violato la barriera, ci viene restituita la performance del sottostante. Quindi questo è l'esempio appunto in cui ho una barriera continua, quindi se in qualsiasi momento della vita del certificato io avessi bucato la barriera, cosa succede? Che fatto 100 il mio prezzo iniziale,
Se sono sceso sotto quei 75 e poi ci sono risalito e ho chiuso a 104, io otterrò quel 4% di rendimento che il sottostante ha fatto nel periodo di durata di vita del prodotto. Se invece sono sotto strike, quindi il mio certificato ha perso, il mio sottostante ha perso il 10, 15, 20%, il ritorno che io avrò sarà in nominale meno la performance negativa del sottostante. Ovviamente questo discorso viene meno in caso di osservazione europea, quindi barriera a scadenza. Non mi interessa in quel caso cosa è successo nel frattempo, può anche aver bucato la barriera, poi è tornato su, lì mi interesserà solamente il valore alla scadenza. Qui abbiamo un esempio, quindi un bonus su Intesa con uno strike a 1,70, quindi non lontano dai livelli dove è oggi, e ho una barriera a 1,19 al 70% del prezzo di strike. Quindi cosa succede? Che ha parentesi, prima di andare avanti, tipologia barriera discreta. Quindi cosa significa? Qui l'osservazione ce l'ho solamente alla scadenza. Non mi interessa se nel frattempo la barriera viene violata. Ora, c'è ancora un buon margine sulla barriera, perché ripeto, è più o meno il 30% a cui è posta, visto che lo strike è vicino ai valori odierni. Infatti, come vedete, oggi prezza 989, quindi molto vicino a quello che è il valore nominale. Ho un bonus al 110% e non ho cap, quindi cosa significa? Che per tutti i valori compresi tra la barriera e il mio cap, io prenderò 110, quindi anche se Intesa dovesse perdermi il 10, il 15, il 20%, io a scadenza avrò rimborso di 110. Quindi appunto, se Intesa è superiore o pari a quell'1,1914, il certificato rimborsa il maggiore tra il bonus, quindi 110 euro, oppure il valore nominale più la performance positiva, perché Intesa può anche crescere di più rispetto a quel 10%. Quindi se dall'1,7 dello strike Intesa dovesse salire del 30%, in quel caso avrà rimborso del nominale maggiorato del 30%, potenzialmente senza alcun limite. Altrimenti, quindi se dovesse essere inferiore a quell'1,19, appunto, viene rimborsato un importo commisurato alla performance negativa, quindi sotto la barriera io perdo tanto quanto perdo Intesa. Ricordo ancora una volta, in questo caso parliamo di barriera discreta, quindi tutti questi scenari andranno valutati solamente il 29 dicembre 2023. Tutto quello che succede prima andrà sia a impattare sul prezzo del certificato, perché chiaramente il prezzo, ripeto, si muove in base a come si muove il sottostante, ma in realtà su quello che è lo scenario di rimborso a scadenza a me impatta poco. Chiaramente, se nel frattempo Intesa da 1,70 dovesse tornare verso i 2,80, 2,90, 3 euro dove era un po' di tempo fa, chiaramente il prezzo andrà a salire, perché in quel caso mi allontano dalla barriera, la probabilità di scendere sotto diminuisce man mano che il prezzo sale, e di conseguenza poi il certificato tenderà ad allinearsi a quello che è l'andamento di Intesa. Però appunto questi sono i scenari che io vado a valutare solamente alla scadenza del prodotto. E tra l'altro questa cosa la vediamo proprio dal grafico, perché questo è un prodotto vecchio, diciamo, e quindi nel grafico vediamo proprio la linea blu che è Intesa e il rosso che è il prodotto, e vediamo come il prodotto sia andato, diciamo, sopra i 150, proprio perché la performance di Intesa effettivamente era abbastanza ampia. E quindi un investitore che magari aveva comprato un bonus cap su Intesa poteva a quel punto magari rivenderlo, o comunque rivenderlo non solo ai massimi, ma diciamo in una fase in cui aveva già avuto un bel rialzo, perché se nel caso appunto lo rivendeva, e poi lo poteva ricomprare per esempio in questo momento che sta a 989,98. Quindi per questo dicevo, spesso i bonus cap si prestano proprio a un'attività tra virgolette di trading, dove magari io acquisto in una fase di debolezza, tengo anche per qualche settimana, aspetto il rialzo, e quando, diciamo, in una fase tendenzialmente rialzista, quando poi il rialzo avviene, posso anche rivendere, perché comunque la performance potrebbe essere anche abbastanza forte, come è avvenuto in questo caso. Perché sì, ricordiamo che a fronte dei 150 circa dove prezzava il certificato, oggi prezza sotto la pari, diciamo 980, 989. E se la scadenza fosse oggi o se arrivasse su queste prezzi la scadenza, rimborsa 110, quindi 110 rispetto ai 140-150 dove era arrivato, chiaramente ho una performance molto inferiore. Quindi sì, possono essere utilizzati anche con un'ottica appunto di trend following, quindi lo lascio andare finché sale, e poi nel momento in cui dovesse stornare il sottostante vado chiaramente a liquidare e valuto in un secondo momento un eventuale nuovo ingresso sul prodotto.
Quindi, bonus certificate pro e contro sono adatti chiaramente, se parliamo dei long, a chi è una view rialzista sul sottostante, ma che vuole realizzare una performance anche in caso di limitati ribassi. Con limitati chiaramente intendiamo sempre entro la barriera. Quello è il vincolo, è il limite massimo oltre il quale vado a perdere tanto quanto sottostante. Quindi se io credo che il mio sottostante possa salire o se dovesse perdere, perde entro il livello barriera, chiaramente il bonus può essere un prodotto adatto. A differenza dell'investimento diretto nell'azione, ho dei pro e dei contro. Pro ho un rendimento anche in caso di limitato ribasso, entro la barriera per l'appunto, quindi se l'azione perde il 10 io faccio nel caso di Intesa comunque il più 10. Contro, rinuncio ai dividendi come per ogni capitale certificato a capitale condizionatamente protetto, perché i dividendi vengono utilizzati per costruire la struttura opzionale che sta sotto il certificato. Rispetto ai certificati a cedolo o ai bonus cap, con i bonus non rinuncio a eventuali performance molto positive, perché quando parlavamo ad esempio un po' di webinar fa, degli scenari dove è buono utilizzare un certificato cash collect, parlavamo del mercato fortemente rialzista come un mercato dove non è ottimale l'utilizzo di cash collect, perché su un cash collect ho un flusso cedolare prestabilito, se il sottostante mi fa più 50%, io rinuncio a tutto quel rendimento, cosa che invece con i bonus certificate non succede, perché io prendo un bonus prestabilito se la performance sta sotto a quel valore, ma da lì in poi vado a replicare il sottostante, quindi prendo eventualmente tutta la scia rialzista del titolo. Che diciamo questo potrebbe essere sia un buon momento invece per i cash collect che per i bonus cap, perché mentre negli altri anni effettivamente non erano scesi così tanto magari anche i cash collect, no, in sé, che hanno subito un forte rialzo di volatilità e allo stesso tempo il ribasso dei sottostanti, quest'anno effettivamente sia bonus cap che cash collect hanno dei rendimenti che potremmo definire stellari in caso di ripresa dei mercati. Quindi effettivamente questo è un anno dove si può indifferentemente investire, mentre magari negli altri anni, quando c'erano diciamo, quei momenti un po' di crisi finanziaria, i bonus cap erano molto più appetibili. Effettivamente in questo momento ci sono anche dei cash collect magari ampiamente sotto la lineare, che quindi possono essere interessanti tanto quanto i bonus cap, ma magari nel caso di maggiore rialzo hanno pure i premi. Quindi effettivamente questo è proprio un momento storico un po' particolare, secondo me, no? Dove effettivamente sia i cash collect che i bonus cap diventano abbastanza interessanti. E tra l'altro, diciamo, grazie proprio all'aumento dei tassi, vediamo come i bonus cap tendono ad essere sempre un pochino più a sconto, se effettivamente le scadenze sono un pochino più lunghe. Questo li rende ancora più interessanti rispetto a prima, perché prima magari viaggiavano sui 100, mentre adesso, come abbiamo visto il certificato di prima, sono magari a un 2, 2,5% sotto il valore di 100, e questo è dovuto anche al rialzo dei tassi. Fra, prima di lasciarti proseguire con i bonus cap, rispondo a Marco che ci chiede un'info sulla tassazione sia cedolo e qualora fosse un certificato con cedolo e sia il guadagno sul certificato vengono tassati al 26, giusto? Sì. In Italia tutti i prodotti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, sono tassati al 26%, quindi non c'è distinzione tra cedola, capitale o dividendi, tutto viene tassato al 26%. Ripeto, l'unica eccezione sono i titoli di Stato, che sono tassati al 12,5%, e tutti i prodotti collegati ai titoli di Stato, ad esempio le polizze con sottostanti titoli di Stato hanno una tassazione in base alla percentuale di titoli di Stato che hanno all'interno. L'unico altro prodotto sono i fondi pensione, che il rendimento è tassato al 20%, non al 26%. Tutto il resto invece è al 26%, ad eccezione appunto di queste due cose. Perfetto. Diciamo, abbiamo visto il bonus certificate, che rivediamo un attimo l'immagine, è un certificato che a ribasso siamo 1-1 con l'azione. Entro, diciamo, tra la barriera e il nostro livello bonus andiamo a prendere il bonus, sopra andiamo a partecipare 1-1 con il rialzo dell'azione. Quindi in questo caso noi possiamo avere una view rialzista e volerci prendere meno rischio. Nel caso del bonus cap certificate standard, quindi della maggior parte dei bonus cap quotati, invece abbiamo una struttura un po' diversa, perché nel caso di ribasso andiamo 1-1 con l'azione, nel caso di diciamo, leggero ribasso o rialzo
abbiamo una linea, cioè prendiamo sempre lo stesso importo, che è il nostro bonus, che è anche pari al cap. Quindi nella maggior parte delle strutture noi che cosa troviamo? Che se violiamo la barriera andiamo uno a uno con il sottostante o il peggiore dei sottostanti se si tratta di un basket, se non abbiamo violato la barriera siamo sicuri che prendiamo il bonus, che coincide con il cap, quindi un importo già fisso e predeterminato. Ovviamente non è detto che il bonus e il cap coincidano, quindi diciamo lo includiamo, ma in realtà sono pochissimi i prodotti, soprattutto i prodotti rimasti, diciamo, dopo questa ondata di ribassi che hanno le caratteristiche di cap diverso dal bonus, però effettivamente alcuni ne esistono, quindi vediamo proprio gli scenari a scadenza nel caso in cui il bonus cap certificate avesse un cap diverso dal bonus. Quindi, come abbiamo detto, se il sottostante non ha violato la barriera e il sottostante è superiore al cap, noi sappiamo già che oltre il cap non possiamo andare, quindi ci viene comunque restituito il massimo rendimento, cioè il cap per il valore nominale. Se invece siamo sotto il livello del cap, quindi tra il cap e il livello del bonus, in quel caso siamo, diciamo, replichiamo uno a uno la performance del sottostante. Quindi tra il bonus e il cap abbiamo una linea, ossia andiamo a prendere il valore nominale più la performance positiva del sottostante. Se il sottostante è invece inferiore al livello bonus e non è stata mai violata la barriera, ci viene dato il valore nominale più il bonus. Quindi se ipotizziamo che il nostro bonus è del 10%, il nostro cap è del 20%, significa che diciamo, nel caso in cui il sottostante non viola la barriera, ci viene restituito il bonus fino a un 10%, diciamo, di performance. Oltre il 10% andiamo 1-1 con il sottostante fino al 20%. Quindi se il sottostante fa più 15, effettivamente ci vengono pagati 15. Oltre il 20%, che era il nostro cap, prendiamo comunque il 20%. Quindi se il sottostante fa più 50%, noi prendiamo 120 euro. Questa è un po' l'idea. Ovviamente, che cosa succede? Nella maggior parte dei casi cap e bonus si uniscono e quindi in quel caso vediamo la linea come nel grafico di prima. Però effettivamente è possibile, cioè ci sono stati sul mercato diversi casi, ci potrebbero essere in futuro, dove il cap è diverso dal bonus. Perché può succedere questo? Perché effettivamente magari diciamo la view è rialzista, magari un pochino più del bonus, e quindi si dà la possibilità di avere un leggero rialzo in più oltre il bonus e lo si va a cappare inserendo un cap. Questa è un po' l'idea per cui sono nati quei prodotti tempo fa. Ovviamente, oltre ai tre scenari positivi, ossia se il sottostante non viola la barriera, c'è un quarto scenario, che è lo scenario negativo. Il sottostante viola la barriera, in quel caso andiamo uno a uno con la performance del sottostante. Se si tratta di barriera continua, in questo caso la performance del sottostante potrebbe essere positiva o negativa. Se è positiva, comunque guadagniamo. Se è negativa, andiamo a perdere, tanto quanto ha perso il nostro sottostante. Ovviamente, una domanda che spesso si fanno gli investitori è: conviene comprare un bonus cap certificate che ha toccato barriera? La risposta è no, generalmente no, perché infatti la maggior parte dei prodotti che toccano barriera vengono messi in modalità bid only. Perché? Perché effettivamente è come se andassi a comprare un'azione senza i dividendi. Quindi tendenzialmente la vado a pagare un pochino in meno, perché è come se scorporassi il dividendo. Ma fondamentalmente non è diciamo una cosa che ha tantissimo senso, anche perché se si tratta di un bonus cap, in quel caso non vado a comprare un'azione, diciamo, perché non ho tutta la possibilità di rialzo, sono cappata. Quindi in quel caso è ancora peggio. Quindi, diciamo, non ha senso comprare un bonus cap che ha troccato barriera, tranne in un caso, ossia nel caso del reverse bonus cap. Nel caso del reverse bonus cap, quindi il bonus cap short, io è come se andassi a prendere una posizione short senza i margini. Quindi se ci dovesse servire, lo dovessimo trovare un bonus cap che ha toccato barriera sul sottostante che ci serve, quella potrebbe essere un modo smart per, diciamo, prendere una posizione short senza margini. Quindi vediamo anche i pro e contro dei bonus cap certificate, quindi dei bonus certificate ma con il cap.
Quindi, a differenza dei bonus semplici, sono adatti ad investitori che hanno una view moderatamente rialzista sul sottostante, quindi che reputano possibile un rialzo fino al livello del cap o del bonus, ma che vogliono comunque realizzare un rendimento anche in caso di limitati ribassi del sottostante e che quindi reputano possibile un ribasso fino alla barriera. Quindi, a differenza di chi compra il bonus certificate, che può avere una view rialzista, quindi chi compra il bonus in genere dice: io penso che il sottostante mi possa fare un 50%, mentre chi compra un bonus cap pensa che il sottostante possa fare una performance fino al cap, altrimenti gli converrebbe comprare il bonus semplice, no? Poi non è detto che lo trovi, però questo sarebbe un po' l'idea. E il pro, ovviamente, tra i vantaggi è che ho un rendimento anche in caso di ribasso del sottostante, perché se il ribasso avviene entro la barriera e quindi non mi viene violata la barriera, io comunque prendo i 100 euro di valore nominale più mi vado a prendere il bonus. Il contro qual è? È che da un lato rinuncio ai dividendi, ma in più ho un contro maggiore rispetto ai bonus certificate, quindi quelli senza cap, ossia che ho un massimo rendimento ottenibile dato dal cap. Quindi io già so che al massimo, cioè se l'azione mi fa più 300%, io già so che il massimo che posso prendere è il cap, cioè il mio bonus. E quindi ho cappato, diciamo, le potenzialità dell'azione. Quindi, come abbiamo detto, per la maggior parte dei bonus cap, il bonus e il cap coincidono. Quindi, generalmente, noi abbiamo due scenari, ossia se il sottostante ha violato la barriera, ci viene dato, non ha violato la barriera, ci viene dato il valore nominale più il bonus. Se l'ha violata, in quel caso andiamo 1-1 con la performance del sottostante. Quindi dai quattro scenari possibili in realtà ne rimangono semplicemente due, e infatti abbiamo visto, diciamo, che è fatto così il nostro bonus cap. Diciamo, una cosa importante è capire che effettivamente qui non abbiamo una view completamente rialzista, ma abbiamo quasi una view laterale, cioè come se, diciamo, il nostro sottostante si muovesse nel corridoio, compreso tra il bonus e il cap e la nostra barriera. Quindi, ed è importante capire qual è il corridoio in cui si deve muovere il sottostante, perché quando andiamo ad acquistare un bonus cap dobbiamo capire qual è la massima barriera, diciamo, qual è la massima performance negativa che ci può fare il sottostante, e cercare di andare a trovare un bonus cap che abbia una barriera sotto quel livello di prezzo che reputiamo essere la massima discesa. Allo stesso tempo dobbiamo capire qual è la massima salita che reputiamo probabile, e in quel caso andare a cercare un qualcosa che ci paga qualcosa in più rispetto al rendimento che pensiamo possa fare l'azione. Come sempre, io qui sto rinunciando ai dividendi, quindi se ho un'azione ad alto dividendo sicuramente mi pagherà un bonus, quindi un rendimento più ampio, però sto rinunciando al dividendo, e questo comunque è un fattore che dobbiamo considerare rispetto all'investimento azionario, perché nello scenario negativo vado a perdere tanto quanto l'azione. Nello scenario positivo guadagno meno, magari rispetto al rialzo dell'azione, se il rialzo è molto pronunciato, e sicuramente non prendo il dividendo. Quindi questi sono, diciamo, dei fattori da considerare. Vediamo alcuni esempi. Quindi in questo caso è un bonus cap su BNP Paribas di Intesa San Paolo, che ha una barriera al 70%. Qui la barriera è una barriera daily on close, che significa che ogni giorno si va a vedere la chiusura di BNP Paribas. Se BNP Paribas è sopra la barriera, bene, siamo tranquilli, abbiamo ancora la protezione del capitale. Se BNP Paribas va sotto la barriera, a quel punto abbiamo perso la protezione del capitale. Andiamo 1-1 con BNP Paribas fino a un massimo livello che è il cap. Il cap e il bonus, che coincidono in questo caso, è pari al 9,46%. Quindi, diciamo, nello scenario positivo, se BNP Paribas a chiusura è sempre superiore o pari alla nostra barriera 39,55, perfetto, riceviamo a scadenza, cioè a settembre del 2022, 109,46, altrimenti ci verrà rimborsato un importo commisurato alla performance positiva o negativa di BNP Paribas rispetto allo strike. Cosa è interessante vedere su questo certificato? Perché quando poi lo si va a valutare dobbiamo farci quattro conti, no? Al momento BNP Paribas è un meno 20%, meno 21%, diciamo, dallo strike. Quindi il valore della nostra lineare, cioè il rimborso nel caso in cui domani il BNP Paribas scende, tocca barriera a chiusura, ci chiude, tocca barriera,
e noi perdiamo la protezione del capitale, questo prodotto andrà 1-1 con il sottostante, che significa dove va? Va sulla lineare, cioè a 79 euro, cioè i 100 euro meno il 21%, che sarebbero 21 euro, quindi 79 euro. Quindi questo che significa? Che io oggi vado a comprare una cosa che costa 97,35 e che domani, se dannatamente più arriva a chiusura, scende e tocca barriera, in quel caso mi va a 79 euro. Quindi questo è sempre un fattore da considerare, perché quando ho un qualcosa che già sta sotto la pari e sta abbastanza vicino a barriera, quindi in questo caso il buffer da barriera è abbastanza piccolino, dobbiamo sempre considerare che cosa succede nello scenario negativo e quanto andrà a valere il nostro certificato. Questo non significa che poi domani più arriva scende e lo tocca, però effettivamente dobbiamo ragionare, diciamo, sul rischio rendimento, perché è fondamentale sui bonus cap. Qui vediamo un bonus cap su Bayer che ha toccato la barriera, quindi questo è un certificato che lo vediamo, ha una barriera continua e, come vediamo, il sottostante, la vediamo la barriera in rosso, ha toccato anche più volte la barriera, quindi qui non è stato un momento di sfortuna perché l'ho attraversata numerose volte. Quindi, diciamo, se anche fosse stato un multi-chance, comunque l'aveva toccata per bene. Qui, in questo caso, che cosa si può vedere? Che effettivamente questo è un certificato che è, diciamo, leggermente sotto la sua lineare. Perché da un lato c'è un cap, quindi se anche Bayer inizia a risalire, risale lo strike e ci fa una bella performance, noi al massimo possiamo prendere 116,31 euro. Inoltre, ovviamente, c'è anche un fattore dato dal fatto che li prendiamo a settembre questi soldi, quindi per esempio, diciamo, il prodotto ovviamente è Bidolli, è leggermente sotto il suo valore lineare, cioè gli 84,74 euro. Questo perché succede? Sia perché da un lato ho un cap, sia perché dall'altro i soldi li prendo tra un po' e quindi, come sempre, li devo attualizzare per il tasso risk-free, diciamo, perché poi Fontobel, diciamo, è un emittente con un rischio di credito basso. Però effettivamente vanno attualizzati. Da un lato c'è il cap e quindi magari per chi ha un grosso capitale, magari dice: volevo comprarmi l'azione Bayer, piuttosto che comprarmi l'azione, magari mi vado a comprare un bonus cap scoppiato che mi ridà qualche monetina tra poco. Perché? Perché lo compro a sconto. Quindi è una sorta di discount, no? Dall'altro lato, vediamo un bonus cap certificate su Eni. In questo caso, diciamo, emittente Intesa, la barriera in questo caso è europea. Il bonus e il cap è, diciamo, limitato, cioè 103,95%, quindi comunque è un rendimento basso se vogliamo. La scadenza è vicinissima e ho preso questo esempio per una ragione, perché in realtà il valore di riferimento finale è una media aritmetica dei prezzi di Eni in alcune date. Quindi effettivamente, che cosa ci dice Intesa? Invece di darvi un'unica data, che potrebbe essere una data sfortunatissima in cui effettivamente Eni è scesa magari e ha toccato la barriera, vi do più date, diciamo nello stesso periodo più o meno, quindi vediamo dal 21, 22, 25, 26, 27 luglio, quindi vi do più date in cui fare una media aritmetica. Quindi Eni sicuramente in quelle date più o meno sarà sempre sullo stesso intorno di prezzo, ma magari chiude bene alcuni giorni, chiude un po' peggio altri giorni e ci fanno una media e in questo caso la media corrisponde al valore finale. E quel valore finale, se ha violato barriera, ovviamente andiamo 1-1 con il sottostante, ma se non l'avesse violata, in quel caso ci viene restituito 103,95 euro. Ovviamente si compra sopra i 103,95 euro perché Eni effettivamente è sopra. Qui una cosa da notare è che Eni aveva toccato barriera, diciamo, attraversato la barriera due volte, e questo è interessante da vedere perché, nonostante abbia toccato la barriera, se io qui avessi avuto un certificato a barriera continua, qui andavo 1-1 con Eni e significava che perdevo il 32,48% sul valore nominale. Perché? Perché sta sotto strike. Invece, in questo caso, grazie alla barriera discreta, non vado a perdere, anzi, ci vado a guadagnare, mi prendo pure il bonus. E tra l'altro questo è un certificato bonus cap plus,
che paga anche un premio annuo incondizionato del 3,95. Quindi questo, a differenza, diciamo, dei classici bonus cap, è un certificato che se anche mi tengo in portafoglio nel medio-lungo periodo, comunque mi stacca dei premi. Quindi, diciamo, un portafoglio un po' meno da trading, diciamo. Vediamo un altro certificato che è un top bonus in questo caso. Quindi ti lascio la parola, Alessandro. Sì, appunto un top bonus, anche in questo caso abbiamo barriera discreta, quindi barriera solo alla scadenza. E questo secondo me è un ottimo esempio di quello che dicevamo prima di un prodotto da trading o un prodotto in cui vado a speculare in leva, paradossalmente sul sottostante. Stiamo parlando di Beyond Meat, quindi un sottostante che ha perso tanto, come vedete, la discesa di prodotto e sottostante sono molto simili. Lo strike è a 61,2 dollari, la barriera a 39,78, quindi al 65%. In questo caso discreta, quindi con l'osservazione solo alla scadenza a dicembre 22, quindi mancano circa poco meno di 5 mesi. Prezzo totale del certificato 63,04 euro con bonus e cap al 123%. Beyond, quando sono state fatte le slide, adesso è un po' più lontano perché oggi fa meno 5, meno 6, però prendiamo per buono questo valore. Beyond dista il 9% della barriera. Cosa significa? Che se da qui al 15 del 12 Beyond mi recupera quel 9% e il 15 dicembre chiude sopra quei 39,78 dollari, io ho il rimborso al nominale con un bonus del 23%. Quindi vado ad avere un rendimento super. Appunto, il rendimento a caso di Beyond Meat a scadenza sia superiore alla barriera, 123 euro, con un rendimento assoluto di 59,96, perché ricordiamo che oggi lo compriamo a 63. Quindi ho un rendimento del 95% in 5 mesi. Quindi in questo caso non vado a fare il 100% su Beyond, perché Beyond a me basta salga del 9, del 10, del 15 in base al prezzo di oggi, però con una piccola salita del sottostante, avendo un prezzo attuale di molto sotto la pari, vado ad ottenere un rendimento molto importante perché ho il rimborso al nominale maggiorato poi del premio. Che questi, diciamo, sono esempi abbastanza interessanti, magari anche come switch. Cioè, per esempio, ho in portafoglio l'azione, piuttosto che tenermi l'azione, o magari un qualcosa che è sceso tanto legato all'azione, anche un cash collect che è sceso tanto, mi piazzo sul top bonus, male che va, perché anche, diciamo, questo è anche da notare. Io qui sto a un meno 40 di performance, diciamo, dalla slide, poi siamo un pochino di più. Il prezzo del certificato era 63, quindi significa che effettivamente sono tre monetine sopra la lineare. Questo è abbastanza importante perché effettivamente significa che il mio costo per avere l'over performance nel caso di rialzo sono 3 euro. Quindi, diciamo, questa è una cosa da valutare quando magari si lavora anche per switch, quindi per sostituzione di una posizione pregressa con una nuova. Per migliorare magari il rapporto rischio-rendimento, questa era una cosa che poteva essere valutata perché? Perché effettivamente se ho in portafoglio l'azione con tre monetine, io mi prendo una performance che mi basta un 10% di Beyond Meat per recuperare magari una discesa del 40%, se per esempio è lo stesso strike del certificato. Ovviamente qual è il problema qui? È che la performance deve essere fatta entro dicembre, il 15 dicembre del 2022 e soprattutto qui la barriera è discreta, quindi significa che esattamente il 15 dicembre 2022 Beyond Meat deve essere sopra il livello di barriera. Quindi qui diciamo ci sono come sempre pro e contro. Esatto, quindi diciamo vado ad avere una leva sul rendimento rispetto all'azione, ma dall'altra parte sull'azione non ho un limite temporale, quindi se reputo che possa farlo dopo dicembre, il top bonus può essere una buona alternativa, se invece credo che Beyond abbia bisogno di più tempo per andare a recuperare quei valori, chiaramente sull'azione non ho un limite temporale. E qui vediamo un confronto tra un bonus cap e un top bonus con due diverse tipologie di barriera. Come vedete, ho le medesime caratteristiche su entrambi i prodotti, quindi l'emittente sempre nei crediti, il sottostante Air France, la data di emissione è il 27 aprile 2020, la scadenza è il 16 dicembre 2021, prezzo di emissione 100 per entrambi, stesso strike 4,763. Stessa barriera di protezione 3,09, l'unica cosa che cambia è barriera continua intraday o barriera a scadenza. Quindi in un caso, nel primo, nel bonus cap, io ho l'osservazione ogni giorno, a
ogni ora sul prezzo di Air France. Sul tuo bonus invece non mi interessa cosa succede nel frattempo, dal 27 aprile in poi non mi interessa solamente il prezzo il 16 dicembre, quindi vado a ridurre di molto il rischio chiaramente, perché lì ho una sola osservazione, mentre di là ho un anno e mezzo, quindi ho 300, quasi 400 osservazioni giornaliere a tutte le ore. Ovviamente più rischio significa più rendimento, quindi lo vediamo, mentre il bonus nel bonus cap, quindi con l'osservazione continua, è 145, nel top bonus è 125, quindi ho rischio più basso, rendimento molto più basso, da una parte il 25%, dall'altra il 14%. Quindi chiaramente anche qui lo vediamo, sì, Attilio scrive già scaduto, sì, è solamente un esempio didattico per far vedere cosa succede. Ci serve appunto per vedere la differenza. Più rischio nel bonus cap alla situazione ogni giorno paga chiaramente molto di più in termini percentuali. Un'altra tipologia di top bonus è il top bonus con doppia barriera. Quindi in questo caso non ho una sola barriera e un solo bonus, ma ho due barriere e due bonus. Ogni bonus corrispondente a una sola barriera. Lo vediamo molto bene. Ovviamente la barriera più bassa, che è quella più protettiva, mi pagherà. Quindi barriera 2 in questo caso mi pagherà un bonus più basso, il bonus 2, quindi anche in questo caso rischio inferiore perché una barriera molto più protettiva va a pagarmi un bonus inferiore. Barriera 1, che è una barriera quindi più alta, prendo un bonus più alto. Come lo traduciamo questo? Quindi sotto barriera 2, che è la barriera più bassa, qui è come gli altri bonus. Quindi in questo caso sotto la barriera 2 vado a replicare uno a uno il sottostante e perdo tanto quanto il sottostante. In caso invece il prezzo sia sopra la barriera 2, abbiamo vari scenari. Se sto sopra la barriera 2 ma sotto la barriera 1, ho il rimborso al nominale più il bonus 2, quindi il bonus quello più piccolino, perché il titolo ha comunque perso, non ha perso tanto quanto la barriera, ha perso un po' meno e quindi ho un rimborso nominale più un bonus. Se invece il titolo sta sopra la barriera 1, quindi ha avuto una perdita limitata, ottengo un bonus più elevato, quindi un premio maggiore, quindi in questo caso il bonus 1. Qui funziona come sui cap, quindi ho quello come massimo rimborso, non vado poi a eventualmente a replicare il sottostante all'infinito, ma in tutti i casi io sto sopra la barriera 1, che perdo il 5, che faccio pari, che guadagno il 10, il 20 o il 30, io il massimo rimborso che ho sarà quello pari al bonus 1. Quindi in questo caso mi permette di avere una strategia diversificata in base alla mia percezione di rischio sul sottostante. Quindi se perde un po' di più, ho comunque un rimborso al nominale, ma chiaramente un premio più piccolo. Se perde un po' di meno e quindi la mia view sul titolo era giusta, ottengo il bonus più elevato. Tutto quello che succede chiaramente dalla barriera in giù è uguale a tutte le altre tipologie di prodotti perché vado a replicare uno a uno. E qua Ecco qua, diciamo non effettivamente mi vediamo riattiva la proprio slide. questo impulso. Esatto, scusami, si era bloccato il video. Qui abbiamo un esempio, quindi top bonus doppia barriera su Intesa San Paolo. Quindi qua vediamo appunto le due barriere diverse. Abbiamo una barriera, beh, lo strike a 2,23, quindi oggi siamo sotto al prezzo di strike. La barriera superiore a 2,01, la barriera inferiore a 1,67. Quindi diciamo che oggi siamo più o meno vicini alla barriera inferiore. Tipologia di barriera discreta, quindi osservazione solo alla scadenza, quindi oggi sì lo guardiamo, ma ci interessa poco. Quello che ci interessa anche in questo caso è quello che succede il 15 dicembre, come il certificato di prima. Quindi se al 15 dicembre Intesa sarà sopra a quell'1,67, io otterrò, ma sotto al 2,01, io otterrò il bonus inferiore, quindi mi pagherà 105. Se invece Intesa riesce a risalire sopra alla barriera superiore, quindi a quei 2,01 euro, io avrò il rimborso con il cap superiore, quindi a 117,50. Il terzo scenario, chiaramente quello negativo, se Intesa scadenza fosse sotto a 1,67, chiaramente avrei il rimborso equivalente alla performance negativa di Intesa. Anche questo, ad esempio, è un prodotto che va a moltiplicarmi quello che è il rendimento, come visto prima, perché attualmente lo compro forse un po' più alto rispetto al prezzo qua dal grafico, comunque lo compro ben sotto strike, però se mi recupera la barriera, che adesso non ho visto il prezzo di chiusura di Intesa oggi, ma lo vediamo subito, Intesa 1688, quindi in questo momento Intesa è sopra la barriera, quindi se il certificato scadesse oggi, io avrei rimborso al nominale più i 5 euro del bonus inferiore.
Se nella view su intesa è che da qui a fine anno posso recuperare anche la barriera superiore, lì chiaramente semplifica il rendimento perché ottengo un rimborso a 117,50 rispetto al prezzo di acquisto oggi sotto la pari. Sì, il prezzo più o meno dovrebbe essere sugli 85 euro, più o meno. Quindi effettivamente, diciamo, se intesa scende vado a perdere un pochino, perché sto circa un meno 25 dai livelli di strike, quindi effettivamente diciamo circa sui 75 euro era lineare. Nel caso invece di risalita sarebbe un bel rialzo, perché effettivamente o prendo 105 o, se effettivamente mi va ancora meglio, prendo 117,50. Sì, quindi se anche Intesa rimanesse dove oggi, in realtà io avessi comprato l'azione a rendimento zero, invece qui rischio di fare il 20% in 6 mesi, perché da 85, anzi di più, 20 su 80, quasi il 25% di rendimento in 6 mesi con l'azione sui prezzi attuali. Quindi Intesa non deve salire, può anche rimanere da adesso, può perdere anche qualcosina, perché un minimo di margine c'è, per avere insomma un discreto rendimento. Come que cioè, questi sono prodotti che magari ho diciamo, in portafoglio Intesa, effettivamente magari mi conviene fare uno switch per un piccolo tempo, perché effettivamente se Intesa sale sopra la barriera il 15 dicembre, quindi alla fine quello che importa è solo il 15 dicembre a chiusura, il rendimento è abbastanza elevato. Quindi sono abbastanza interessanti, ecco, per chi ovviamente ha una view specifica anche di breve periodo, oltre che di medio-lungo. Cioè, questo è uno dei tre scenari di rimborso che abbiamo visto prima, quindi qua è riepilogato con i diversi livelli. Vediamo quindi i reverse bonus cap, che sono un po', diciamo, è il contrario del bonus cap. Qui nell'immagine proprio presa dal sito di Acepi, vediamo un reverse bonus cap dove il bonus e il cap non coincidono, quindi fondamentalmente fino a un ribasso abbastanza elevato prendiamo il cap, poi abbiamo una performance lineare, diciamo quindi al contrario, perché se siamo su un prodotto short del nostro sottostante, e poi abbiamo il livello di bonus. Se effettivamente però viene violata la barriera, che in questo caso è una barriera al rialzo, andiamo a 1-1 con la performance del sottostante, che quindi la nostra barriera al rialzo, diciamo, ce l'abbiamo come performance negativa sul nostro certificato. Ne vediamo un esempio sempre sullo stesso sottostante, Beyond Meat, quindi un certificato di UniCredit. Che ha in questo caso, invece che la barriera discreta continua, valore nominale a 100, il prezzo attuale è sopra la pari, il bonus se il cap è al 126,5%, la scadenza è dicembre 2023. Ovviamente qui per violare la barriera Beyond Meat deve fare un più 48%, quindi ovviamente Beyond Meat può fare un più 48%, se non lo facesse andiamo a prenderci quindi se Beyond Meat inizia a scendere da qui in poi o sale, l'importante è che non sale per un più 48%, quindi che non ci viola la barriera di 53,745 e la barriera, ricordiamo, è continua. In quel caso noi a scadenza, cioè a dicembre del 2023, andiamo a prendere questo 126,5 euro. Ovviamente questo è un prodotto, diciamo, da tenere monitorato, perché in giorni come quello di oggi ovviamente sale, nei giorni invece in cui Beyond Meat, come nell'ultimo mese, diciamo, fa delle performance positive, è un prodotto che potrebbe scendere anche abbastanza velocemente. Però questo è interessante perché la combinazione magari dei due prodotti potrebbe aiutarci, e lo vediamo tra poco, a costruire un twin-win in casa. E vediamo tra poco proprio la tipologia. Quindi, a livello di variabili sui certificati bonus, possiamo avere un effetto sul prezzo che cambia sia nel caso in cui la barriera sia stata toccata, perché in quel caso è come se avessi un tracker certificate con un cap, e ovviamente se la barriera non viene toccata abbiamo un effetto diverso. Quindi il prezzo del sottostante, se sale, ovviamente ha un effetto positivo sul prezzo del certificato in ogni caso.
La volatilità ha un impatto negativo, quindi un aumento di volatilità significa un abbassamento del prezzo del nostro certificato. Perché? Perché significherebbe un innalzamento del rendimento e quindi per aumentare il rendimento deve scendere il prezzo del nostro certificato. Se ha toccato barriera, la volatilità non conta più, perché in quel caso siamo 1-1 con il sottostante fino al livello di cap. A livello di vita residua, ovviamente, l'impatto è un impatto negativo, ovviamente maggiore è il tempo a cui sono esposto alla violazione della barriera, specialmente se la barriera è continua, peggio è per me, quindi meno sono contento. Nel caso di ovviamente dividendi, tassi di interesse, l'impatto è negativo, il merito creditizio, come sempre, maggiore il merito creditizio dell'emittente. Più io sono contento, diciamo, di avere quel certificato e quindi maggiore sarà poi il prezzo del certificato. A livello di gestione di portafoglio possiamo dare alcune linee guida per scegliere un bonus certificate, quindi possiamo trovare un po' il bonus certificate ideale. Quindi il bonus certificate ideale è quello che ha la scadenza non troppo lunga. Perché? Perché ovviamente è vero che magari la scadenza, diciamo, la barriera potrebbe essere. Se è continua, lo capiamo immediatamente perché? Perché ho tanti momenti e tanti secondi della vita del prodotto in cui effettivamente posso scendere sotto barriera e quindi perdere la protezione del capitale. Ma anche nel caso in cui la barriera non fosse continua e fosse solo a scadenza, in quel caso mi vanno a pesare una serie di parametri, quindi dividendi, tassi di interesse, rischio di credito dell'emittente. Quindi non solo il sottostante ovviamente ha più possibilità di scendere, perché quando c'è un maggiore tempo le possibilità crescono per definizione, ma dall'altro lato c'è anche tutto l'impatto di tutti i fattori, diciamo, terzi. Quindi, come in questo caso, un aumento dei tassi, per esempio, va, ad impattare negativamente, così come magari un possibile aumento di volatilità che va a impattare negativamente sul prezzo. E ricordiamo che con i bonus cap noi non stiamo prendendo dei premi. Quindi se il prezzo scende, non, diciamo, la discesa del prezzo, il mark to market, non viene compensata da, diciamo, il ricevimento di una cedolina, ma in quel caso siamo 1-1 praticamente quasi con il sottostante e quindi iniziamo a generare una perdita che magari ci portiamo avanti per un po' di anni. Ovviamente il bonus certificate ideale è una barriera profonda. Una cosa che vediamo sui bonus cap, diciamo in generale sui bonus certificate, è che le barriere generalmente non sono troppo protettive. Quindi abbiamo visto anche negli esempi, vediamo diciamo barriere al 90, 80, 70, 65%, raramente troviamo delle barriere magari al 40%, cose che troviamo per esempio anche sui cash collect certificate. Per questo quando compriamo i bonus cap dobbiamo sempre trovare un giusto connubio tra il rendimento, quindi il bonus che ci viene pagato, e il rischio, cioè la distanza dalla barriera, e quindi effettivamente quanto è o non è profonda la nostra barriera. La barriera ideale è la discreta, perché? Perché effettivamente è vero che la continua ci dà un rendimento maggiore, l'abbiamo visto anche nell'esempio di prima, ma negli ultimi anni abbiamo visto, diciamo, sia con forti rialzi che forti ribassi, che le barriere continue non reggono. Quindi diciamo c'è un po' nelle fasi di ribasso il cosiddetto cimitero, no? Dei bonus certificate dove tutti i prodotti con barriera continua iniziano a saltare. Questo è una cosa che tende a succedere meno con quelli che hanno appunto una barriera rilevata sulla scadenza. Quindi idealmente diciamo il bonus certificate ideale è la barriera discreta. Lato sottostanti, quello che si deve andare a cercare quando si investe su un bonus certificate, dato che la maggior parte, diciamo, sono prodotti rialzisti e anche quando non lo sono, come bonus cap, sono comunque reattivi al rialzo del sottostante, è cercare dei sottostanti che hanno un trend di rialzo, che non hanno un trend che mi fanno magari da qui a 2 o 3 giorni un più 100%, però un trend comunque di rialzo, perché a quel punto converrebbe un'azione o un bonus certificate senza cap. Ma nel caso appunto dei bonus cap cerco un qualcosa che ha un trend di rialzo. Perché? Perché ho un prodotto molto reattivo al rialzo. Quindi molto reattivo significa anche ovviamente che devo cercare un prodotto che abbia una scadenza un pochino più vicina, perché sarà sempre più reattivo quello con scadenza più vicina, e magari in pochi giorni riesco a comprare e rivendere in guadagno il certificato. E idealmente il sottostante non troppo volatile. Perché? Perché mentre al rialzo io ho un cap,
ribasso vado 1-1 con il sottostante. Quindi tendenzialmente non dovrei cercare un qualcosa di troppo volatile, anche perché, come abbiamo detto, specialmente se ho una barriera continua, la violazione della barriera è più probabile se ho un qualcosa di volatile. Dall'altro lato, la volatilità mi potrebbe aiutare magari su quei sottostanti dove effettivamente c'è stato un forte ribasso e ci potrebbe essere un altrettanto interessante rialzo, come abbiamo detto, magari anche sui bonus cap, quelli che sono leggermente sotto barriera con barriera discreta. E oltre a questo, ovviamente l'ideale del bonus cap è quello che ha un prezzo di acquisto inferiore al valore nominale. O comunque, magari anche se stiamo vicino a scadenza, si trovano dei bonus cap che hanno dei prezzi, diciamo, più bassi rispetto al bonus che poi andranno a pagare. Quindi effettivamente ci sono questi disallineamenti, se vogliamo, di prezzo, dati dal fatto che effettivamente ci può essere una maggiore volatilità sul mercato, ci possono essere, ecco, come abbiamo visto, un rialzo dei tassi o magari un peggioramento del rating dell'emittente. E quindi in questo caso, con il bonus cap si possono approfittare anche di questi piccoli disallineamenti dove sto a mercato poco tempo e magari mi prendo quelle 2, 3, 5, 8 monetine fino alla scadenza se ho una view rialzista sul sottostante. Qui diciamo il timing d'ingresso sui bonus cap è fondamentale perché effettivamente se entro nel momento giusto posso avere un extra rendimento anche abbastanza importante. Perché? Perché i bonus cap si muovono molto. Vediamo poi un'altra categoria, oltre ai bonus certificate, che sono i twin win, che, come suggerisce il nome, è come se fosse una doppia vittoria. Perché? Perché permettono di realizzare un rendimento positivo sia in caso di rialzo che di ribasso del sottostante, soprattutto, diciamo, in caso di ribasso limitato del sottostante. Quindi hanno una barriera di protezione del capitale, che nel caso in cui venga violata ci fa perdere la protezione del capitale. E quindi in quel caso dopo abbiamo una performance commisurata alla performance negativa del sottostante. Come sempre non abbiamo premi intermedi, il rendimento ce l'abbiamo solo a scadenza. Alcuni hanno la possibilità di autocall, in realtà sono molto più vicini ai cash collect certificate rispetto ai twin win classici e li vedremo proprio nella puntata dedicata ai cash collect. E come sempre sono formati da opzione, quindi i dividendi vanno a finanziare la struttura opzionale, quindi non li andiamo a prendere. Possono avere, oltre appunto a realizzare una performance positiva o negativa lineare, possono avere una sorta di outperformance, quindi avere una partecipazione al rialzo o al ribasso superiore al 100%. E queste due partecipazioni, al rialzo o al ribasso, possono essere anche di diversa entità. Quindi magari posso avere un prodotto un pochino più rialzista, un pochino più ribassista a seconda del livello di partecipazione che ho, partecipazione up o partecipazione down. Quindi, per riassumere, abbiamo i seguenti elementi per i win-win: lo strike, la barriera di protezione del capitale, la partecipazione up al rialzo, un eventuale cap nel caso ci fosse, una partecipazione down al ribasso e ovviamente la data fondamentale in cui abbiamo il rendimento che è la scadenza. Cosa importante è che effettivamente si può realizzare attraverso l'unione del bonus cap o un top bonus con un reverse bonus cap, un twin win fai da te, che è una strategia molto utile perché di twin win non ce ne sono tantissimi sul mercato, e quindi è utile conoscerla e magari combinare due prodotti che sono sul mercato. E si può fare per capire bene, diciamo, come costruirla, si può utilizzare facilmente un file Excel, oppure anche la funzione merge di CedLab Pro, che per chi ha CedLab Pro effettivamente è una funzione utilissima, specialmente quando si vogliono costruire dei prodotti di questa tipologia, appunto, fai da te. Vediamo proprio un esempio di twin-win. Scusami, Fra, prima di passare all'esempio, volevo riepilogare molto velocemente il funzionamento. Quindi diciamo che come tutti gli altri, sotto barriera replico il sottostante 1-1 e quindi non cambia niente. Quello che fa la differenza è quello che succede tra la barriera e l'infinito, diciamo. Quindi se il mio sottostante, fatto 100 lo strike, mi guadagna il 10 o mi perde il 10, vado a prendere il nominale maggiorato dell'andamento del sottostante. Quindi è un caso in cui anche se magari
ipotizzando una replica lineare 1 a 1, ho un sottostante che magari mi perde il 20% con una barriera a meno 40, quindi sono comunque sotto barriera e guadagno il 20%, che avrei guadagnato anche in caso di rialzo del 20%. Quindi diciamo che sotto barriera, appunto, come funziona prima, ho il mio strike, sia che sale sia che scenda, io ho un rendimento che va a speculare. E quindi è un prodotto appunto che può essere interessante, come vediamo poi con delle ipotesi anche di maggiorazione sul rialzo e sul ribasso, che lo rendono ancora più interessante. Assolutamente, infatti l'idea è che effettivamente vado a guadagnare se sto o entro una certa discesa, perché vado a guadagnare come se avessi un prodotto short, e se ho un rialzo vado a guadagnare come se avessi invece un prodotto long. Quindi effettivamente è un prodotto che va a combinare due view che tendenzialmente sono opposte, no? In genere o sei long o sei short, ma in questo caso vinco in tutti e due i casi, e da qui proprio il nome Twin Win. E qui è un esempio di un bonus cap su Netflix che ha barriera 241,41. Qui lo spot era sui 223, diciamo, non so più o meno oggi, diciamo, dove siamo andati a finire a quest'ora. Però l'idea è che qui abbiamo una barriera discreta, quindi solo a scadenza che è marzo del 2024. Il prezzo attuale sui 1000 euro di valore nominale 697,37 è un prodotto in bid-only, quindi diciamo bisogna vedere che prodotto fa e che prezzo poi fanno gli investitori privati che l'hanno comprato, perché non viene venduto al market maker quando il prodotto è in bid-only. Qui abbiamo una partecipazione up e down identica, quindi non è né un prodotto verso il rialzo né verso il ribasso. Qui abbiamo un up al 135% e un down al 135%. Il cap è a un 118,5%, cioè 440,109. Quindi se effettivamente saliamo oltre quel livello, siamo cappati, quindi la nostra performance è cappata. E il massimo rimborso è appunto 1.185 euro. In questo caso la performance per risalire la barriera è dell'8%, quindi qui che significa che se diciamo Netflix ci risale la barriera, che è la nostra barriera down, noi in quel caso abbiamo sicuramente la protezione del capitale, quindi male che va, abbiamo i nostri 1000 euro in più. Se effettivamente diciamo in quel caso andiamo a prenderci la performance che è negativa di Netflix fino a poco sopra la barriera, e quindi in quel caso vado a realizzare la performance negativa al 135%, quindi quel quasi meno diciamo 35% lo vado a realizzare al 135%. Se poi ci fosse un rialzo, quella performance superiore la vado a realizzare sempre al 135%. Qui da ricordare che se ovviamente io più sono nell'intorno stick, peggio è, perché le performance saranno piccoline, quindi piccoline, diciamo, da rendimento piccolino. Mentre più sono distante dal livello di strike, più sono contento, perché avrò una performance, se sono ovviamente molto sopra lo strike, avrò una performance molto positiva. Se sono sotto lo strike, quello che voglio, quindi se, la cosa migliore sarebbe stare quasi vicino barriera, quindi come in questo momento che sto sotto, diciamo, stare quasi vicino barriera, in modo tale che ho una bella performance negativa che mi viene moltiplicata per il 135%. Quindi questo ovviamente Sì, in è questo caso il, diciamo, i diversi scenari. guadagno molto di più col meno 34% che col più 10, paradossalmente. Esatto. O con il meno 10. È proprio questa la cosa. Quindi quello che devo cercare è di stare distante dal livello di strike, idealmente. Poi ovviamente in ogni caso non è male se lo si compra, per esempio, diciamo sul 69% del valore nominale e poi rimborsa al 100% del valore nominale, in ogni caso una vittoria. Però quindi diciamo, se vediamo proprio gli scenari a scadenza, se Netflix è superiore o pari allo strike, ricevo ovviamente quei 1000 euro di valore nominale più il 135% della performance positiva di Netflix, fino a un massimale di 1.185 euro. Qui il cap, diciamo, è abbastanza corto, tra virgolette. Quindi non è un cap molto lontano rispetto al solito. Se Netflix è inferiore allo strike ma superiore alla barriera, come sempre ricevo i 1000 euro più il 135% della performance negativa di Netflix. Se
Se Netflix è inferiore alla barriera, ricevo un importo commisurato alla performance negativa di Netflix e quindi vado poi a perdere sul capitale perché sono 1-1 con Netflix, che in questo caso ha fatto una performance negativa, come nel momento attuale. Quindi effettivamente, diciamo, quando andiamo a vedere un twin-win, un rialzo del prezzo del sottostante ha un effetto positivo sul certificato, un ribasso ha un effetto positivo solo se il ribasso, diciamo, è contenuto entro il livello di barriera, altrimenti, diciamo, ha un effetto negativo sul certificato. In generale, diciamo, sul prezzo proprio, quindi fino alla scadenza, fino a meno 10, diciamo, ha un effetto più o meno neutro, ma quando, come in questo caso, abbiamo una forte discesa del prezzo del sottostante, in quel caso l'effetto è negativo. La volatilità del sottostante, come sempre, ha un effetto negativo, così come i tassi di interesse e dividendi. Il tempo ha un effetto positivo e il merito creditizio ha un effetto positivo. Non so se ci sono domande sugli argomenti che abbiamo trattato oggi. Se non ci sono altre domande, io ovviamente ho visto una domanda di Massimo che diceva: se il prodotto è in bidolli, come lo compro? In quel caso devi vedere se qualche privato che l'aveva acquistato ai tempi in cui c'era il market maker lo rivende e a che prezzo lo rivende, perché spesso lo rivendono a dei prezzi molto superiori al prezzo bid, quindi al prezzo a cui lo potresti vendere direttamente al market maker. Quindi attenzione, diciamo, quando si lavora con i prodotti in bidolli. Io in questo momento non compro prodotti in bidolli proprio perché è un momento totalmente particolare di mercato che la liquidabilità, diciamo, del certificato è abbastanza importante. Ovviamente, se ci fossero altre domande, come sempre, vi rimandiamo al nostro gruppo Free Finance Certificati ETF, che trovate nel gruppo Facebook, o se non avete Facebook, su info@freefinance.biz. Vi ringrazio, diciamo, per averci seguito anche questa sera e vi do appuntamento alla prossima puntata dove finalmente tratteremo i certificati con cedola, quindi tutti i cash collect che sono anche i nostri certificati preferiti di me e Alessandro. E ringrazio anche Alessandro per un'ulteriore serata passata, diciamo, nel mondo dei certificati. Grazie mille Alessandro e grazie a tutti. Grazie a te Francesca, grazie a tutti, alla prossima puntata.